arrivano 130.000 nuove dosi di vaccino nelle prossime ore. Preoccupa lo stallo di Moderna, speranze da Johnson & Johnson. La regione intanto lancia un nuovo software per le prenotazioni. Il giudice del lavoro di Belluno rigetta il ricorso di 10 operatori socioassistenziali di una casa di riposo che erano stati messi in ferie dopo il rifiuto a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Primo sciopero unitario nazionale della filiera Amazon. Presidi in tutto il Veneto, da Padova a Verona, nella città del Santo, l'incontro con il prefetto per un tavolo di mediazione. La Corte dei Conti ottiene il pignoramento di disponibilità finanziarie per oltre 1.200.000 euro nei confronti degli eredi dell'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, morto nel 2019. Dramma Bevazzana di San Michele al Tagliamento, 14enne travolto da un furgone dopo che era sceso dall'autobus. Il ragazzino è in fin di vita. A Conegliano alcune titolari di saloni di bellezza sfidano in questi giorni la zona rossa. Una di loro racconta: lo faccio per sopravvivere, la mancanza di un'ordinanza comunale mi consente di farlo. Oggi a Vicenza il vertice per decidere il piano di gestione del Bomba Day dopo il ritrovamento dell'ordigno in Contramure Pallamaio. Dovranno essere evacuate oltre 3.000 persone. Eccezionale avvistamento questa mattina all'alba a Venezia, quando in bacino San Marco è apparsa una coppia di delfini immortalata dai video diventati virali in rete. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque c'è un nuovo software per la gestione delle prenotazioni per la vaccinazione, quello annunciato oggi a Marghera dal presidente del Veneto Zaia, partita connessa a quella della consegna dei sieri. Si aspettano 130.000 dosi nei prossimi giorni, problemi per Moderna, fiducia in Johnson & Johnson. È un ambiente in chiaro che funziona già, diciamo, a Venezia e a Padova, da diffondere su tutte le altre province. Il dottor Frosci dice che per martedì prossimo in teoria dovrebbe avere già agganciato le altre province, in maniera tale che a quel punto si va a bypassar tutto e l'annuncio sarà non più mandare la lettera, messaggio eccetera, oppure si farà anche questo, ma ci sarà scritto in quell'annuncio: sono aperte le vaccinazioni per quella classe, prenotatevi su questo link. Un nuovo software informatico, il più chiaro possibile per la prenotazione autonoma del vaccino, è quello a cui sta lavorando la Regione del Veneto accanto alle ULS, un modello che andrà a integrare lettere cartacee e messaggistica e coinvolgerà anche comuni, farmacie e medici di base per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia. Affiniamolo bene a sto modello, perché a settembre-ottobre non avremo 1.000.000 di veneti da vaccinare. I veneti ci chiederanno tutti con questi numeri di poter essere rivaccinati, no? Perché poi questo sarà un vaccino annuale, immagino. Il problema al momento non è però solo organizzativo, perché la macchina proceda servono consegne puntuali e grossi quantitativi. Le scorte infatti si stanno esaurendo, occhi puntati sui prossimi arrivi. Noi dovremo avere sta settimana verosimilmente 131.000 vaccini in arrivo, 131.000 tra i 70. Domani arriva Pfizer. Il problema semmai riguarda Moderna, 30.000 dosi sono in bilico da settimane. Moderna ci sta facendo un po' penare. Nonostante quello che lo stesso Zaia definisce un sali e scendi, nella sola giornata di domenica sono state inoculate in Veneto 12.000 dosi, con i picchi di 3.000 a Treviso e 1.200 a Belluno. Insomma, dice il governatore, la luce in fondo al tunnel c'è, tanto da sperare in un passaggio all'arancione. Un grosso aiuto potrà arrivare dal nuovo siero Johnson & Johnson, per cui basterà una sola dose. Novità in vista anche per i pazienti ospedalieri. Dai prossimi giorni tutti i dimessi con più di 60 anni verranno vaccinati direttamente in ospedale. Questo in un quadro epidemiologico che ha delle analogie con quello di un anno fa, ma con una capacità di risposta diversa che si vede nelle terapie intensive. Fossimo il 22 marzo 2020 avremmo già 5-26, avremo già una quarantina di pazienti o anche più a terra, cioè avremmo dovuto portarli in altre regioni o chiudere le prestazioni come abbiamo fatto a marzo, perché sapevamo che ci sarebbe stato sto rischio. È destinata a fare giurisprudenza la sentenza del giudice del lavoro di Belluno che ha rigettato il ricorso di 10 operatori socioassistenziali posti in ferie dalla SERSA, che gestisce la casa di riposo Gaggia Lante nel capoluogo, e dalla Sedico Servizi, dopo il rifiuto a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Il giudice ha richiamato l'articolo 2087 del Codice Civile per confermare la bontà della decisione delle due società, che hanno così voluto tutelare l'integrità dei dipendenti. È un primo passo che si muove nella
nella direzione di riconoscere il vaccino quale strumento indispensabile a disposizione dei datori di lavoro e della comunità per contrastare l'epidemia che da un anno flagella le residenze per anziani, ha detto l'amministratore unico di SERSA, Paolo Santesso, che segnala però come sia necessario che la Regione e lo Stato si esprimano sulla obbligatorietà del vaccino legata a necessità di tutela della salute pubblica. Ed è ripresa la campagna vaccinale per il personale dell'Università di Padova nella sede della Croce Rossa Patavina. Riprese le vaccinazioni per il personale dell'Ateneo Patavino dopo l'interruzione dovuta alla bufera AstraZeneca. 750 vaccinati al giorno per 2 giorni, personale tecnico amministrativo. E poi con l'Ateneo la campagna vaccinazioni si può dire finita. Chiaro che c'è un maggior tasso di rifiuti, di ritiri, diciamo così, rispetto a quello che avevamo registrato nella scorsa settimana. Attualmente stiamo sul 15%. Quando ci hanno dato lo stop avevamo vaccinato 5.600 persone dell'Ateneo. E poi dopo noi abbiamo vaccinato anche altre categorie di persone, altre categorie le vaccineremo a seguire. E ne restano 1.500 che dobbiamo vaccinare fra oggi e domani. Ad aderire alla campagna vaccinale sono stati il 93% dei professori ordinari, l'88% di quelli associati, l'83% dei ricercatori, l'80% fra il personale tecnico amministrativo. Come formatori consapevoli e assolutamente decisi sul fatto che la formazione è presenza, incontro, sono persone che si devono incontrare e interagire tra loro per essere pienamente efficaci, noi compatibilmente con le necessità di sicurezza lavoriamo per riavere l'università in presenza. Ritmi di 900 vaccinati al giorno per la Croce Rossa. Questa è la parte amministrativa del nucleo vaccinale. In questa tenda il personale inserisce i dati delle persone vaccinate. I dati sono connessi, i terminali sono connessi alla rete dell'azienda sanitaria locale e le persone se ne vanno con il certificato vaccinale in tasca. C'è la gestione dell'emergenza strettamente sanitaria, poi ci sono i provvedimenti a sostegno delle attività economiche. Con il nostro sondaggio di questa sera vi chiediamo, governo, c'è differenza secondo voi tra Conte e Draghi, tra i due esecutivi, tra le due gestioni? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre poi l'esito di questo sondaggio questa sera in prima serata nel corso di Ring. Una storia triste invece di quelle che non vorremmo mai ascoltare e un virus che non guarda in faccia a nessuno. Andiamo nell'Alta Padovana. Una coppia, marito e moglie, sposati da tanti anni ma ancora innamorati, con 3 figli e le nipoti adorate. Lui si chiamava Bruno, aveva 76 anni, lei Marilena e Diani ne aveva 75, vivevano a Gran Torto. Il Covid nel giro di qualche giorno se li ha portati via entrambi senza guardare in faccia a nessuno. La loro storia ha dell'incredibile. I primi giorni di marzo entrambi si ritrovano positivi al Covid, una positività talmente grave da costringere Bruno al ricovero nell'ospedale di Schiavonia. Anche Marilena si aggrava da subito, viene ricoverata all'ospedale di Cittadella. Lunedì scorso la morte di Bruno, dopo soli 4 giorni, venerdì la morte di lei, Marilena. Un doppio lutto in una famiglia adesso molto provata e privata di cari affetti, portati via da questo terribile virus. Cambiamo pagina, veniamo al primo sciopero unitario nazionale della filiera Amazon. Presidi in tutto il Veneto, da Padova, l'incontro con il prefetto per un tavolo di mediazione che punti su stabilizzazione dei contratti e sicurezza sul lavoro. Anche i lavoratori padovani di Amazon in sciopero, come nel resto d'Italia, a rivendicare la ripresa delle trattative con la multinazionale americana. Un confronto relativo sia al personale dipendente sia a quello operativo negli appalti e nella logistica, dagli addetti alla consegna, alla movimentazione merci, che si focalizzi sulla stabilizzazione dei contratti.
che venga applicato in toto il contratto collettivo nazionale del trasporto merci e logistica e non come oggi che ci sono più contratti all'interno delle stesse piattaforme. Seconda cosa, quello che ci interessa è dare una garanzia a quei lavoratori precari che stanno lavorando con contratti a termine che abbiano un futuro. Denunciano eccessivi carichi e orari di lavoro da cui sono gravati, specie nell'anno della pandemia che con le chiusure a zona ha inevitabilmente fatto crescere esponenzialmente la via del commercio online. C'è una situazione veramente che diventa esplosiva per il semplice fatto che stanno adoperando un algoritmo che li fa viaggiare con la percentuale tra viaggio e consegna calcolata da un computer, quindi alla fine da un altro rosso chiamano un lavoratore, non c'è un lasco, quindi deve essere sempre di corsa. Noi stiamo verificando anche la questione delle percolenze perché rischiano di violare il codice della strada. Davanti alla prefettura escono dall'incontro ottenuto con il prefetto di Padova la richiesta un tavolo di mediazione anche per guardare ai poli logistici di prossima apertura in regione. Sollecitare un tavolo ministeriale e un tavolo a livello di Regione Veneto dove cominciare a ragionare anche dei prossimi investimenti e insediamenti che ci saranno nelle rimanenti province, cioè Vicenza, Treviso e Venezia. Ed ecco allora le storie e le difficoltà sommate alle chiusure della zona rossa dalla viva voce dei corrieri che operano per la multinazionale americana. Ad esempio, quando vai dentro una casa a consegnare, ti aprono il cancello, un cane ti morde, ti prende una gamba, a me ha morso. L'altro giorno stavo consegnando un pacco, c'era della vernice dentro, ho messo il pacco nella muretta della casa del cliente, il cliente si è lamentato, io mi sono praticamente sporcata vestiti, pantaloni eccetera. L'aumento dei pacchi innanzitutto, il fatto dei bar chiusi, comunque in zona rossa non potevi andare neanche per asporto, quindi noi, almeno noi donne, non sapevamo neanche dove andare a fare pipì, per mangiare dovevi mangiare un panino al volo perché appunto essendo che i ritmi erano aumentati dovevi correre. Mediamente noi facciamo dai 200 ai 250 km al giorno, città, centri città, montagna, collina, di tutto, facciamo tutta la provincia di Treviso, Vicenza, Padova. L'altro giorno ho rischiato di prendere una multa perché dopo 9 ore e mezza su un furgone a stare concentrato ho perso un attimo la concezione della strada e sono passato con un semaforo rosso, ecco, quelle cose lì, e c'era la telecamera, quelle cose lì le dobbiamo pagare tutte noi. Io per mia esperienza ho dovuto pagare in un anno 1.000 euro di multe che io pago e che l'azienda non mi copre. Veniamo ora all'inchiesta Mose. La Corte dei Conti ha sequestrato beni per 1.200.000 euro agli eredi dell'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati. Sequestrata anche una casa a Cortina che Mazzacurati aveva venduto per circa 2 milioni e mezzo. Nell'ambito dell'inchiesta Mose, su disposizione della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza di Venezia ha pignorato beni per 1.200.000 euro nei confronti degli eredi dell'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati. I pignoramenti riguardano denaro, quote societarie, crediti presso terzi e quote di pensione dell'ex presidente del Consorzio, condannato per danno erariale al provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il Triveneto, connesso al sistema di tangenti erogati ad 8 pubblici ufficiali implicati. Parallelamente la Procura Contabile ha anche disposto il sequestro di una casa a Cortina d'Ampezzo che Mazzacurati, scomparso nel settembre 2019 all'età di 87 anni, aveva venduto nel quinquennio precedente la condanna erariale per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro. Sono questi gli ultimi atti delle azioni di responsabilità per danno erariale che la Procura ha promosso presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto nell'ambito delle indagini penali sulla realizzazione del MOSE, indagini che avevano permesso di individuare un articolato sistema di creazione di fondi neri tramite emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti sui materiali necessari alla costruzione dell'opera per alimentare un vasto apparato di corruzione. C'è stato un grave incidente oggi verso le 13.45 a Bevazzana di San Michele al Tagliamento. Un 14enne è sceso da un autobus di linea che da Bibione porta a Lignano mentre andava verso il papà. È sopraggiunto un furgone che l'ha investito facendolo finire violentemente sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorso è arrivata al 112 che ha inviato i sanitari di Latisana e di Udine, arrivati poi con l'elisoccorso, con loro anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Il giovane è stato preso in cura e trasferito d'urgenza.
In questa settimana di zona rossa a Conegliano, alcune parrucchiere e saloni di bellezza hanno continuato a tenere aperti i locali. Lucia, una di queste, racconta: non sono una negazionista, ma devo lavorare per sopravvivere. In base a quale principio lei tiene aperto? In base al principio che non esiste nessuna ordinanza sul comune di Conegliano, perché il sindaco deve emanare l'ordinanza in base alla legge sulle emergenze, ok, quella del gennaio del 2018, dove demanda al sindaco la gestione dell'emergenza. Non c'è ordinanza, quindi io posso aprire. Poggia su questa motivazione la scelta di Lucia di tenere aperto il suo centro estetico di Conegliano, nonostante le limitazioni da zona rossa. Una decisione che ha subito innescato segnalazioni alle forze dell'ordine, che non sono state certo a guardare. Sono venuti a verificare, sì, anche più volte. Hanno fatto un verbale, come giusto che sia, un verbale di accertamento, dove io ho dichiarato di essere aperta e che continuerò a rimanere aperta. Verbale che non potrà diventare multa proprio per la mancanza dell'ordinanza da parte del comune, sottolinea la titolare del centro estetico di Via Istria, forte dei pareri dei suoi legali. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Libera Coscienza. Dietro di noi ci sono dei legali che ci supportano, c'è un canale dove ci sono tutte le informazioni per poter premere e poi insomma informarsi per tutto questo. Quasi tutte le clienti hanno confermato i loro appuntamenti, ma anche la solidarietà per una scelta che ha nulla a che fare con tesi negazioniste. Il Covid esiste, io mi sono attrezzata per poter lavorare in sicurezza e voglio lavorare. E ci fa vedere come tutto il centro inaugurato a giugno, in pieno Covid, sia stato progettato con distanze e igienizzazioni, proprio per garantire le clienti, mentre molte altre parrucchiere, con serrande abbassate, pur di guadagnare qualcosa, affrontano l'illegalità del nero e del lavoro in casa. Perché tiene aperto a tutti i costi? Tengo aperto, uno, perché la legge me lo permette, come abbiamo detto prima, quindi non sono fuori legge, anzi la sto rispettando, e due, perché io devo sopravvivere e vivere. Perché se io chiudo in questo momento potrei anche non riaprire più. Dalla Marca Trevigiana una notizia di cronaca resa nota da poco. Siamo sul sito di Treviso Today. Ragazza accoltellata a Mogliano Veneto, indagano i carabinieri. L'episodio è avvenuto in via Marignana, a pochi passi dall'agriturismo al Vecchio Moraro. Sul posto il SUEM 118. Le generalità di questa giovane donna non sono state ancora rese note. Sarebbe stata raggiunta da più fendenti nel pomeriggio di oggi, appunto a Mogliano Veneto, indagano i carabinieri di Treviso, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Cafoncello. Di più sulle sue condizioni al momento non si sa. Ve ne daremo conto naturalmente nelle prossime edizioni. Veniamo oggi al Bombadei a Vicenza, oggi vertice tra prefettura e comune per decidere come organizzare la rimozione della bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in Pallamaio. Questa volta a fare boom è la notizia. Una bomba inglese della Seconda Guerra Mondiale da rimuovere in contrappallamaio a Vicenza. L'ordigno pesa 500 libbre e ovviamente va maneggiato con prudenza. Vicenza però ha già un'esperienza simile, il Bomba Day del 2014 al Parco della Pace. Si riparte da lì, ci si avvarrà di quel know-how, anche se questa volta il raggio di evacuazione sarà probabilmente più limitato. Basteranno 450 metri, ma sicuramente più complicato dal fatto che l'epicentro del ritrovamento è il cuore della città. Oggi, nel primo summit in video call tra comune e prefettura, è stata ipotizzata l'evacuazione di 3.076 residenti, pari a 1.608 famiglie. Non è poco. Fortunatamente rispetto al Bomba Day del 2014 le persone da evacuare sono molto molto meno, sono la parte più preoccupante è naturalmente che ci troviamo all'interno del centro storico, quindi ci sono oltre alle persone anche un patrimonio architettonico da tutelare, infatti è stata coinvolta la soprintendenza e lavoreremo poi anche per fare dei punti, diciamo così, di accoglienza per le persone che non avranno altri posti dove andare a passare qualche ora durante la domenica. Credo che questo sarà un giorno del mese di aprile che utilizzeremo per l'evacuazione, quindi a chiusura di negozi e di attività. Ci sarà da organizzare l'evacuazione della casa di cura Eretegna e da monitorare la sicurezza dei tanti palazzi di pregio e dei molti monumenti che si trovano nel raggio di evacuazione. Senza contare il coinvolgimento della rete ferroviaria e delle stazioni dei treni e delle corriere. Il tutto
Per di più, dovrà inoltre essere organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid. Il giorno non è ancora stato individuato, ma il Bomba Day durerà dalle 6 alle 8 ore e dovrebbe tenersi in un festivo tra la fine di aprile e i primi di maggio. Una giornata che partirà sicuramente dalle 7 della mattina fino alla sera, al tardo pomeriggio, e poi si svilupperà nell'arco della giornata con la rimozione e l'accompagnamento a 20 km nell'area di Alonte per far brillare l'ordigno. Interventi di soccorso in crescita nonostante la pandemia è il dato che maggiormente balza all'occhio nel consuntivo 2020 del soccorso alpino regionale. La montagna bene rifugio anche delle nuove generazioni per tornare a respirare a pieni polmoni dopo il lockdown. Lo confermano anche i dati degli interventi del soccorso alpino regionale che ha presentato il consuntivo del 2020. La pandemia ha creato una situazione particolare nella seconda metà dell'anno, facendoci intervenire in modo importante da giugno fino a fine anno. Un'attività frenetica, un impegno senza sosta per aiutare chi si è trovato in difficoltà in luoghi impervi, nel 35% dei casi con la testa nello zaino, cioè senza preparazione fisica per la perdita di orientamento, l'incapacità di proseguire per stanchezza. Su 1036 interventi, 490 hanno riguardato il recupero di illesi che hanno messo in moto una macchina salvavita che può riservare sorprese economicamente spiacevoli. Come quando mettiamo l'attaccamento sullo zaino, dobbiamo pensare che dobbiamo dotarci di un'assicurazione che copre eventuali spese di recupero in caso di incidente o di malore, oppure anche di una valutazione errata. Naturalmente, secondo delibera 14-11 della regione, arrivano a compartecipazione alla spesa. In alcuni casi può essere anche molto importante. L'appello agli utenti è di avere un'assicurazione. Esistono molte formule a basso costo che garantiscono la copertura dell'intervento dell'elicottero, a bordo del quale viaggiano equipaggi misti, oltre ai sanitari del SUEM, i tecnici di elisoccorso. A tutti è richiesta una preparazione scrupolosa, sostenuta anche lo scorso anno, pur con le problematiche connesse alla pandemia. E su 135.000 ore, 130.000 ore che facciamo ogni anno con 750 tecnici, quest'anno ne abbiamo fatte 70.000 circa. Questo per mantenere un minimo che deve essere un minimo indispensabile. Addestramento e simulazioni non prescindono dalla mappatura del territorio per rimuovere gli ostacoli al volo. Esiste già una banca dati molto importante realizzata in collaborazione con la regione che a breve sarà fruibile da chi vola a bassa quota. Dopo la caduta di Falcon nel 2009 è nata una legge nel 2012 e da quel momento si è partiti con questa mappatura e con questa programmazione di gestione degli ostacoli, sia orizzontali che verticali. Cambiamo tema, eccezionale avvistamento questa mattina all'alba a Venezia quando in bacino San Marco è apparsa una coppia di delfini. Mario! Delfini in Canal Grande, all'alba, in zona bacino San Marco, all'altezza di Punta della Dogana, a Venezia. L'eccezionale avvistamento da parte di diversi utenti alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia, che ha prontamente inviato sul posto un proprio mezzo. Tra stupore e felicità dei presenti, la coppia di delfini, che non si trovava in difficoltà, ha solcato le acque del bacino di San Marco per allontanarsi e ricomparire dopo qualche minuto alla giudecca. Dell'avvistamento è stato anche prontamente avvisato il Cetacean Emergency Response Team. Questa sera dalle 21.15 vi ricordo l'appuntamento con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino e Enrico Zanetti, ex vice ministro all'economia, ma anche Mario Conte, sindaco di Treviso, Arturo Lorenzoni del Veneto che vogliamo, Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, Patrizia Salviato, titolare di una palestra, poi Francesca, mamma con figlio in DAD, al telefono interverrà Alberto Stefani, commissario della Lega del Veneto. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Bel tempo, ma ancora qualche giornata fredda. Tuttavia dall'Europa rimonta un campo di alta pressione che favorirà condizioni gradualmente più miti. Il dettaglio di martedì 23 marzo. Sul Veneto permane un tempo asciutto e stabile, sole su tutti i settori e cielo sereno o velato, salvo temporanei annuvolamenti verso i settori più occidentali della regione nel pomeriggio sera.
venti generalmente deboli. Temperature minime stazionarie, piuttosto fresche, tra meno 1 e 3 gradi, massime in aumento, comprese tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà invariata con un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso, senza piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà sempre soleggiato, qualche addensamento sui settori di confine, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno a un grado, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.